Oggi ci occupiamo di risolvere alcuni esercizi sui gas e altri argomenti legati alla termologia, proposti nel manuale della Zanichelli, a pagina 331. Cominciamo col numero 14. Leggo il testo. In un cilindro dotato di pistone scorrevole, quindi un sistema come quello che è qui schematicamente rappresentato, si trova una certa quantità di gas perfetto. Il gas occupa inizialmente un volume di 36 decimetri cubi, come ho riportato, una pressione di 1,8 bar e una temperatura di 300 Kelvin. Questo complessivamente è lo stato A iniziale del gas. Una prima trasformazione da uno stato A ad uno stato B viene fatta bloccando il pistone, quindi significa che viene mantenuto costante il volume, fino ad arrivare ad una temperatura di 650 Kelvin. Per cui possiamo riportare qui la temperatura di 650 Kelvin, questa rappresenta la temperatura T con B. Rimane costante il volume, quindi lo riportiamo con lo stesso valore numerico, e occorre trovare la pressione. Poi, seguendo lo schema del testo, si lascia espandere il gas mantenendo la temperatura costante fino a che raggiunge un determinato volume, stato C, quindi c'è un'altra trasformazione. Accanto alla freccia mettiamo la grandezza che rimane costante. Qui rimane costante la temperatura. E in questa trasformazione fino allo stato C la temperatura rimane a 650. Occorre invece trovare i valori di volume e pressione. Successivamente si blocca nuovamente il pistone, si raffredda il gas raggiungendo la pressione iniziale, quindi si raggiunge uno stato D attraverso una trasformazione a volume costante nuovamente. Quindi il volume rimane quello dello stato V con C da trovare. Il gas si raffredda e la temperatura arriva, secondo i dati dell'esercizio, a 500 Kelvin, quindi conosciamo la temperatura e c'è da trovare la pressione. Infine si lascia libero il pistone mantenendo costante la pressione e lo si riporta allo stato iniziale. Quindi esiste una trasformazione a pressione costante che porta il sistema nuovamente allo stato iniziale, quindi lo possiamo indicare con la A. Visto che questa trasformazione è a pressione costante, possiamo certamente scrivere che nello stato D la pressione è uguale a quella presente nello stato A e quindi già questo punto interrogativo può essere tolto. E possiamo scrivere P con A o semplicemente 1,8. V con C lo indichiamo simbolicamente perché non la conosciamo, non conosciamo il valore del volume e della pressione nello stato C. D'altro canto, possiamo subito risolvere il problema per quanto riguarda la pressione nello stato B applicando la legge dei gas perfetti relativo al caso del volume costante, che è la seconda legge di Kay-Lussac. Pressione su temperatura uguale costante se è costante il volume. Quindi applicandola alla trasformazione dallo stato A allo stato B abbiamo P con B su T con B uguale P con A su T con A. E quindi la pressione P con B è uguale alla pressione P con A per il rapporto T con B su T con A. Trasformiamo in numeri questo risultato. P con A è 1,8 bar. T con B e T con A sono rispettivamente 650 e 300. Inutile mettere le unità di misura perché si semplificano. Prendiamo la calcolatrice e calcoliamo 600. 50 diviso 300 moltiplicato 1,8. Questo è uguale a 3,90 bar. A due cifre significative, quindi 3,9 bar. Possiamo quindi riportare nella tabella di prima il valore della pressione nello stato B, 3,9. Ora passiamo alla trasformazione da B a C. In questa trasformazione ci sono due incognite, sia il volume che la pressione.
Si mantiene costante la temperatura, quindi possiamo sì applicare la legge isoterma, cioè la legge di Boyle. Nel caso della legge di Boyle, noi abbiamo che il prodotto pressione volume si mantiene costante se la temperatura è costante. Per cui nella trasformazione da B a C abbiamo che P con B, V con B è uguale a P con C, V con C. L'unico problema è che P con B e V con B sono dati, ma P con C e V con C sono entrambe incognite, quindi non possiamo trovare i valori di P con C e V con C numericamente se non è presente almeno un'altra equazione, o quantomeno se non troviamo per via indipendente da questa equazione uno di questi due valori. Per cui conviene affrontare il problema adesso partendo dal basso, cioè tenendo conto del fatto che l'ultima trasformazione, che rende l'insieme di queste trasformazioni un ciclo, porta da D allo stato iniziale. Per cui sappiamo già che la pressione nello stato D è uguale alla pressione iniziale P con A e che questa trasformazione avvenendo a pressione costante può essere trattata con la prima legge di Gay-Lussac che permette di mettere in relazione il volume nello stato D e quindi anche nello stato C, che sono uguali, con il volume nello stato A attraverso la variazione di temperatura. Prima legge di Gay-Lussac, volume su temperatura uguale costante se è costante la pressione. E allora noi abbiamo che V con D su T con D è uguale a V con A su T con A. D'altro canto, poi ricordiamoci che V con D è anche uguale a V con C. Quindi una volta trovato V con D abbiamo trovato V con C. V con D quindi è uguale a V con A per il rapporto T con D su T con A. Quindi V con A è 36 decimetri cubi. 36 decimetri cubi o litri. T con D su T con A è 500 Kelvin fratto 300 Kelvin. Quindi 5 terzi moltiplicato 36. 5 terzi per 36 ci dà 60. 60 decimetri cubi. Questo è sia il volume V con D che il volume V con C e possiamo così andare a completare la tabella in parte. Al posto di V con C qui mettiamo 60. Stessa cosa possiamo fare qui, mettiamo 60 e a questo punto resta incognito soltanto il valore della pressione nello stato C, ma dal momento che abbiamo già l'equazione proveniente dalla legge di Boyle, cioè questa, e abbiamo già il volume V con C, possiamo ricavare il valore della pressione risolvendo rispetto a P con C. P con B per V con B su V con C uguale V con B è 36 e V con C è 60. Quindi abbiamo una pressione di 3,9 che viene moltiplicata per un rapporto di 60 36 su 60, tutto espresso in bar. Possiamo eseguire il calcolo, lo facciamo qui. 36 su 60 diventa 18 su 30, ovvero 9 su 15, ovvero 3 su 5, quindi è 3,9 per 3 quinti. 3,9 per 3 quinti e viene 2,34. Quindi la pressione P con C è 2,34 e possiamo riportarla a completamento della tabella. In effetti il valore potremmo anche arrotondarlo a 2,3 se dobbiamo riportare tutti i dati a due cifre significative. In questo modo abbiamo lo schema di tutta la tabella. E l'esercizio chiede anche di disegnare il grafico pressione-volume dell'intero ciclo e
E poi il grafico pressione e temperatura dell'intero ciclo. Beh, possiamo costruire intanto il grafico pressione volume. I valori della pressione vanno da 1,8 a 3,9. Quelli del volume vanno da 36 a 60 e quelli della temperatura, vabbè, ci interesseranno per il grafico successivo. Quindi possiamo suddividere facciamo uso di una scala. Quindi possiamo fare una cosa. Togliamo questo e cambiamo la struttura del grafico in modo tale che coincida con la griglia dello sfondo. Abbiamo detto che il volume deve andare fino a 60, quindi se suddividiamo 1, 2, 3. 4, 5, 6, abbiamo 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Questo permette di dare le suddivisioni principali di 10 in 10 e poi ci sono le suddivisioni secondarie di 5 in 5. E la pressione può andare fino a un massimo di 4. Quindi 1, 2, 3. 4, possiamo arrivare qui sopra se correggiamo parzialmente il disegno. Quindi alla pressione possiamo dare i valori 1, 2, 3 e 4 e poi abbiamo delle suddivisioni intermedie 0,5, 1,5, 2,5 e così via. Allora andiamo a prendere i punti. Nello stato A il gas ha un volume di 36 e una pressione di 1,8. Ricordiamoci che il volume è in decimetri cubi e la pressione è in bar. Allora, lo stato A 36 come volume, vicino a 35, pressione 1,8, quindi siamo qui. 1,8 è un po' sotto 2, quindi lo stato A si trova esattamente qui. Questo è lo stato A. Poi c'è lo stato B. Dopo una trasformazione a volume costante, qui corrisponde una pressione di 3,9. Quindi saliamo in pressione, arriviamo fino a qui. 3,9 significa appena sotto 4, quindi questo è lo stato B, la trasformazione a volume costante è quindi questa. Poi c'è a seguire una trasformazione a temperatura costante. Sappiamo rappresentata da una iperbole equilatera nel diagramma pressione-volume che porta il volume a 60 e la pressione a circa 2,3. Quindi il volume arriva a 60 e la pressione a 2,3 abbiamo detto. Questo è 2,5 e 2,3 si trova qui e questo è lo stato C. Dovremmo rappresentare attraverso approssimativamente un'iperbole equilatera questa trasformazione, quindi sarà qualcosa di questo tipo. Dopodiché abbiamo lo stato D dopo una trasformazione di nuovo a volume costante che lascia invariato il volume a 60 e riporta la pressione a 1,8. Quindi 1,8 significa questo. Siamo di nuovo qui. E qui dobbiamo rappresentare l'andamento della trasformazione. Infine c'è una trasformazione che riporta allo stato A mantenendo costante la pressione a 1,8 bar. Quindi l'ultima trasformazione è così rappresentata.
Questo è il grafico pressione-volume del ciclo rappresentato da queste trasformazioni. Lascio a voi il completamento invece del disegno pressione-temperatura utilizzando i dati della tabella. Oggi ci occupiamo di risolvere un esercizio sui gas. È l'esercizio di pagina 331, numero 12 del volume 1 della Zanichelli. Leggo il testo. Molti esperimenti di fisica moderna sono eseguiti in recipienti dove è stato prodotto un vuoto molto spinto, con pressioni dell'ordine di 10 alla meno 8 Pascal. Tenendo conto che la pressione atmosferica è 10 alla 5 Pascal, ci si rende conto di quanto sia bassa questa pressione, quindi corrisponde a quello che chiamiamo vuoto spinto. In questo modo si realizza un ambiente molto ben pulito dove si minimizza la possibilità di urti tra atomi, molecole, ioni o elettroni presenti nel recipiente. Stima il numero di molecole di gas presenti per ogni metro cubo del recipiente a temperatura ambiente. Quindi supponiamo che la temperatura sia quell'ambiente data come 300 Kelvin, che corrisponde a circa 23 gradi centigradi. Quindi dobbiamo stimare il numero di molecole di gas presenti per ogni metro cubo del recipiente, cioè quello che stiamo cercando è il rapporto fra il numero di molecole e il volume, numero di molecole per unità di volume. Diamo un nome a questo rapporto, lo chiamiamo con la X, e quindi questa diventa l'incognita del nostro problema. Ora possiamo utilizzare l'equazione di stato del gas perfetto. PV uguale nR per T, dove n è il numero di moli. Il numero di moli può essere espresso in questa forma: numero totale di particelle che sono presenti all'interno del recipiente fratto il numero di Avogadro. Teniamo conto che in questa espressione tanto il volume quanto il numero di moli quanto il numero totale di particelle sono grandezze estensive, cioè tengono conto delle dimensioni del recipiente, della massa totale di gas presente qui dentro. Invece il numero di particelle per unità di volume, come anche la pressione e la temperatura, sono grandezze intensive, esprimono ciò che succede nell'unità di massa o nell'unità di volume di una determinata quantità di gas. Quindi non dipendono dalle dimensioni del recipiente, non direttamente. Allora, quindi noi stiamo cercando una grandezza intensiva. Cerchiamo di far comparire la x nell'equazione di stato, cioè il rapporto n su v. Sostituendo questa espressione al posto del numero di moli, abbiamo pressione per volume uguale numero di particelle fratto il numero di Avogadro per RT. Quindi il volume possiamo portarlo a dividere e abbiamo pressione uguale n su v per rt fratto n con a. In questo modo è comparso esattamente il valore di x, il rapporto numero di particelle per unità di volume. In questo modo possiamo ancora scrivere che la pressione è uguale a x per rt fratto n con a. Da notare anche che il rapporto costante dei gas fratto il numero di Avogadro porta alla costante di Boltzmann. Quindi questo ci porta a x per costante di Boltzmann per la temperatura. Partendo da qui e arrivando qui, ci accorgiamo che è possibile ricavare x conoscendo la pressione e la temperatura. Infatti siamo arrivati a questa conclusione. La pressione del gas è uguale a x per la costante di Boltzmann per la temperatura assoluta e quindi x è dato dalla pressione fratto la costante di Boltzmann per la temperatura assoluta. Teniamo conto che del gas noi conosciamo esattamente la pressione e la temperatura. Quindi x è uguale alla pressione che abbiamo detto essere di 10 alla meno 8 Pascal fratto la costante di Boltzmann che 1 è 37 per 10 alla meno 23 joule su Kelvin, poi c'è la temperatura che è di 300 Kelvin. Semplificazioni, Kelvin e Kelvin va via. Inoltre sappiamo che il Pascal
si può essere espresso come joule su metri cubi. Quindi, tenendo conto del fatto che c'è joule al denominatore, che Pascal è joule su metri cubi, rimane un metri cubi a dividere come unità di misura. Quindi l'unità di misura sarà metri alla meno 3, cioè numero di particelle per unità di volume per l'appunto. Poi abbiamo 10 alla meno 8 diviso 10 alla meno 23, che fa 10 alla 23 meno 8 viene. 20 meno 8 fa 12, 23 meno 8 fa 15, quindi abbiamo un 10 alla 15 a moltiplicare, poi c'è un 3 per 10 alla 2 qui sotto, quindi viene 10 alla 13 l'ordine di grandezza. Particelle su metro cubo. E poi abbiamo 1 diviso 1,37 per 3. Completiamo il calcolo. Applicazioni, calcolatrice. Allora, 1 diviso 1,37 uguale, diviso ancora 3 uguale 0,243. Quindi viene fuori 1, 0,243 per 10 alla 13 metri alla meno 3. O anche, portandoli in notazione scientifica standard, 2,43 per 10 alla 12 metri alla meno 3. Guardandolo bene sembra un numero molto alto, 10 alla 12 è un numero effettivamente altino preso così in assoluto, quindi in ogni metro cubo ci sono 10 alla 12 molecole. Però in fondo, tenendo conto che stiamo parlando di molecole, di particelle microscopiche, tenendo conto che stiamo considerando un volume di un metro cubo, come riferimento, non è un numero così alto, se si pensa che in condizioni standard l'aria invece contiene un numero di particelle molto più alto. Per rendercene conto possiamo vedere quant'è il risultato se prendiamo una pressione come quella atmosferica. Con una pressione atmosferica qui invece di avere 10 alla meno 8 abbiamo 10 alla 5 Pascal. Da 10 alla meno 8 a 10 alla 5 ci sono 8, 5, 13 ordini di grandezza. Per cui il numero che verrebbe fuori qui, se prendessimo una pressione atmosferica, sarebbe un 10, un 10 alla 25. Quindi questo è il valore che viene fuori in condizioni standard a pressione atmosferica. Quindi 10 alla 12 in confronto non è poi un numero così alto. E questo, diciamo, risponde alle richieste dell'esercizio. Procediamo con la correzione di un esercizio. Sempre sul tema calore e lavoro, pagina 354, numero 1 del volume della Zanichelli. In un mulinello di joule, i due pesi vengono fatti scendere 10 volte. Ricordiamoci che nel mulinello di joule ci sono un recipiente con dentro dell'acqua, poi c'è un mulinello. Pensare a una cosa di questo tipo e viene fatto girare attraverso un perno che è collegato a delle corde. Quindi qui c'è il perno, c'è una corda che è arrotolata al perno, la corda passa attraverso ad esempio una carrucola e poi collegata ad uno o più pesi, in questo caso qua parla di due pesi, quindi ci potrebbe essere una seconda carrucola con la corda che passa sulla seconda carrucola ed un altro peso. L'eventuale discesa di questi pesi permette di mettere in rotazione le palette che per attrito scaldano l'acqua. Allora, in un mulinello di joule i due pesi vengono fatti scendere 10 volte, quindi c'è un numero di discese come primo dato, per un tratto sempre uguale. Supponiamo che il tratto di discesa, lo indichiamo qui, lo evidenziamo qui, sia pari ad H. Nel mulinello c'è 1,0 kg d'acqua, quindi la massa di acqua presente all'interno del recipiente è pari a 1,0 kg.
e la massa di ciascun peso di 12 kg, quindi qua abbiamo un M1 ed M2, M1 uguale M2 uguale 12 kg. Vogliamo far aumentare la temperatura dell'acqua di 0,50 gradi centigradi, quindi vogliamo provocare un delta T di 0,50 gradi centigradi. Quanto deve misurare il dislivello percorso dei due pesi? Quindi l'incognita del problema è H, tenendo conto che ogni peso viene fatto scendere 10 volte e che i pesi sono 2, di fatto è come se avessimo un dislivello compressivo per una sola massa, diciamo H grande, che è pari, aspettate che lo scrivo meglio, che è pari a 2 volte per 10 volte H piccolo. Perché 2 per 10? Perché 10 è il numero di discese che vengono fatte fare a due pesi che hanno la stessa massa. Quindi è come se facessimo scendere un unico pesetto di 12 kg per una altezza complessiva di 20 volte H. Questo vuol dire che l'energia che ricaviamo dalla discesa di questi pesi, che si trasformerà in, per attrito in energia termica dell'acqua, è uguale M1 per G per H grande, uguale anche ad M1 per G per 20 volte H piccolo. Questa diventa anche l'energia termica fornita all'acqua. L'energia termica fornita all'acqua si trasforma in aumento di temperatura attraverso la relazione proveniente dalla calorimetria, è uguale calore specifico dell'acqua per la massa di acqua, che abbiamo indicato con M, per la variazione di temperatura. Di conseguenza, possiamo legare l'incognita del problema, cioè l'altezza H, alla variazione di temperatura, alla massa e al calore specifico dell'acqua. Calore specifico che conosciamo ed è pari a 4186 joule su chilogrammi per Kelvin. Quindi, mettendo insieme questa relazione e questa relazione, possiamo ottenere un'equazione di primo grado nell'incognita H. Precisamente abbiamo 20 volte M1 G per H uguale al calore specifico dell'acqua per la massa di acqua per la variazione di temperatura. E quindi H, risolvendo rispetto a H, è dato da C con A per M per delta T fratto 20 M1 G. Sostituiamo i valori che conosciamo per le grandezze indicate nella prima pagina, cioè questa, e abbiamo per il calore specifico abbiamo detto 4186 joule su chilogrammi per Kelvin, per la massa di acqua abbiamo detto 1,0 kg, per la variazione di temperatura abbiamo 0,50 gradi centigradi o anche Kelvin, è la stessa cosa quando si considera una variazione di temperatura. Sotto abbiamo 20, la massa del peso che è di 12 kg e l'accelerazione di gravità che è 9,8. Tenendo conto delle unità presenti, forse è utile indicare l'accelerazione di gravità anziché in metri su secondi al quadrato, in newton su chilogrammi, che sono equivalenti. Consideriamo le unità di misura, vediamo di controllare quali si semplificano. Kelvin e Kelvin si semplifica, chilogrammi e chilogrammi si semplifica. Inoltre abbiamo ancora qua sotto chilogrammi e chilogrammi, resta joule su newton che diventa metri. Perché ricordiamo che joule è newton per metri, quindi rimane metri come unità di misura. 4186 per 1 rimane tale, per 0,50 viene diviso per 2. Poi abbiamo un diviso ancora per 2 e diviso 10, diviso 12 e diviso 9,8. Eseguiamo il calcolo, anzi direi per risparmiare tempo che lascio a voi il completamento dell'operazione numerica. In ogni caso il risultato viene espresso in metri. Ci occupiamo dell'esercizio di pagina 355, numero 6 del volume della Zanichelli. L'esercizio riguarda l'energia termica e l'energia meccanica, i passaggi dalla
da un tipo all'altro. Leggo il testo dell'esercizio facendo riferimento alla figura che è pure presente sul testo dell'esercizio. Due bottiglie di plastica da 2,0 litri sono rappresentate molto schematicamente in figura, senza pretese di dettaglio. Vengono fatte scivolare a partire dalla stessa altezza lungo un piano inclinato che poi diventa orizzontale, come rappresentato in figura. Una delle due bottiglie è completamente piena, mentre l'altra lo è per metà. Stiamo parlando di acqua, quindi questa è piena a metà di acqua, questa è completamente piena. Le due bottiglie sono uguali dal punto di vista del volume. La prima domanda è: quale delle due bottiglie si ferma per prima e perché? Quale si ferma prima e perché? Per rispondere a questa domanda, prima dobbiamo chiederci qual è eventualmente il motivo della eventuale frenata. In primo luogo, noi abbiamo due bottiglie che scendono giù per il piano inclinato. La discesa ha diversi effetti. Le due bottiglie hanno un'energia potenziale dovuta al fatto che si trovano ad una certa altezza dalla quota di base del piano inclinato. Questa altezza che evidenziamo Quest'altezza determina la possibilità di avere un'energia potenziale che può essere trasformata in energia cinetica e successivamente in calore per attrito. Allora, tenendo conto di questo, la bottiglia che contiene più acqua, cioè quella completamente piena, tenendo conto che l'energia potenziale gravitazionale è proporzionale sia all'altezza ma anche alla massa, ci permette di affermare che la bottiglia che contiene più acqua ha una massa maggiore, quindi un'energia potenziale maggiore. Quindi c'è più energia che può essere trasformata in energia cinetica e successivamente in calore per attrito. Quando comincia la discesa, l'energia viene dapprima trasformata in energia cinetica, sia di moto di traslazione che eventualmente attraverso gli attriti, anche di moto di rotazione dell'acqua all'interno delle bottiglie. Questo modo di rotazione sottoposto ad attriti, come la stessa bottiglia sottoposta ad attriti, permettono poi di trasformare l'energia meccanica in calore. Tenendo conto che la discesa avviene sullo stesso piano inclinato, è da presumere che l'oggetto che ha maggiore massa e quindi maggiore energia potenziale è quello che successivamente trasformerà una maggiore quantità di energia in calore. Quindi presumibilmente la bottiglia che ha più acqua ci metterà più tempo per smaltire la sua energia per attrito. C'è da considerare però che le forze di attrito potrebbero essere diverse nei due casi. Infatti, l'attrito anch'esso è direttamente proporzionale alla massa, visto che l'attrito è proporzionale alla forza premente sulla superficie. È anche vero però che l'attrito nel rotolamento è un attrito avvolvente che soltanto le successive forze dissipative all'interno della bottiglia possono determinare la trasformazione dell'energia meccanica in energia termica. Quindi non è esattamente semplice confrontare le forze di attrito fra le due bottiglie. Possiamo soltanto presumere che chi ha la maggiore riserva di energia impiegherà più tempo per smaltirla. Ma direi perché per come è posto il quesito e per le informazioni che abbiamo a nostra disposizione non possiamo dare una risposta esattamente certa. Presumibilmente la bottiglia con massa maggiore impiegherà più tempo per fermarsi, a parità di condizioni sull'attrito, che non sono garantite però. Vediamo invece di rispondere alla seconda domanda che passiamo a leggere. L'energia cinetica iniziale della bottiglia semipiena è di 9,5 joule, quindi la bottiglia semipiena, questa, ha un'energia iniziale di 9,5 joule. L'aumento di temperatura è direttamente proporzionale al lavoro compiuto sull'acqua. Trascuriamo le dispersioni di calore e calcoliamo di quanto è aumentata la temperatura dell'acqua rispetto a quella iniziale quando l'acqua nella bottiglia si ferma. Allora, stiamo dicendo che dopo la discesa, in qualche modo le forze di attrito permettono di dissipare tutta l'energia cinetica acquistata dall'acqua e dalla bottiglia, principalmente l'acqua, quella che conta, e
e questa energia cinetica viene trasformata in calore. Sappiamo che il volume della bottiglia è di 2 litri, che la bottiglia in questione è semipiena, quindi in realtà abbiamo una quantità d'acqua, una massa d'acqua corrispondente a un solo litro, quindi abbiamo una massa di 1 kg d'acqua, diciamo 1,0 rispettando le due cifre significative, e 9,5 joule è la quantità di energia da disperdere. C'è da considerare che in effetti qui non risulta chiaro nel testo dell'esercizio quando dice l'energia cinetica iniziale della bottiglia, se si riferisce a un'energia cinetica presente già all'inizio della discesa oppure alla fine. Poiché però non c'è alcun dato sull'altezza iniziale del piano inclinato, si presume che non potendo con questi dati calcolare la variazione di energia potenziale nella fase di discesa, quando parla dei 9,5 joule, anche se chiama questa energia cinetica iniziale, si intende iniziale all'inizio del percorso orizzontale, quindi un'energia cinetica che è stata acquistata attraverso la caduta. A questo punto sono esattamente i 9,5 joule che dobbiamo pensare di trasformare in calore. Questo calore va a scaldare 1 kg d'acqua. Dobbiamo vedere qual è il corrispondente aumento di temperatura, supponendo che il calore non venga dissipato all'esterno della bottiglia, ma vada tutto a riscaldare l'acqua. Allora noi abbiamo un'energia cinetica di 9,5 joule che diventa tutto calore. Questa quantità di calore Q va a scaldare l'acqua e quindi può essere uguagliata con l'espressione calore specifico dell'acqua per la massa di acqua per la variazione di temperatura. Ne segue che la variazione di temperatura può essere calcolata come Q fratto la capacità termica e quindi delta T è uguale all'energia cinetica fratto il calore specifico dell'acqua per la massa. Quindi abbiamo 9,5 joule fratto il calore specifico dell'acqua che è di 4186 joule per 1, joule su chilogrammi per Kelvin e poi abbiamo 1,0 kg. Facciamo le semplificazioni alle unità di misura, joule e joule si semplifica, chilogrammi e chilogrammi si semplifica, rimane Kelvin che passa al numeratore. Di conseguenza è Kelvin il risultato in termini di unità di misura. Per quanto riguarda la parte numerica, potete completare il calcolo e vedere qual è la variazione di temperatura, però già dai numeri in nostro possesso, l'uno è inutile riportarlo, si capisce che ci sono tre ordini di grandezza sotto e un ordine di grandezza sopra, con un 9 e un 4 che si confrontano, diciamo che dovrebbe essere dell'ordine di 10 alla meno 3 Kelvin, con una parte da determinare come coefficiente che moltiplica il 10 alla meno 3.